Oggi ho raccontato al signor Piero di Giorgio, quando si morì, è stato all'ospedale, si morì di nuovo, nella villa. Ciò che avevo un incubo, non ho paura io. Di notte mia madre, la guarda tutta, gridavo. Mamma, arrivano i tedeschi, scappa, andiamo via, scappa. Ogni sera ero un po', non fuori, fuori testa, ero proprio diventato, avevo una sessione, una paura tremenda nel sangue che diceva arrivano, mi chiedevo in camera perché volevo scappare via. Così ho vissuto un po' di mesi proprio nel terrore. E poi che molto tempo mi sono aggravato che la ferita tutto insieme. Dunque, quando questo qui è entrato, si è avvicinato, ha aperto la porta, c'era un tavolo a 3 metri, un tavolo grande, io avevo un ragazzo di 12 anni, quando ho visto lui con la pistola mi ha fatto così, mi ha detto tu sei un bandito e basta, in Friulano. Allora io mi sono messo giù, a filo del tavolo, siccome questa bianca era molto comoda, era bianca di nuovo.